jungle Buonasera e benvenuti a Pro L'Aquila, il bilancio della venticinquesima giornata del campionato di Lega Pro Girone B che ha visto l'Aquila perdere sul campo della Cararese. Però è una settimana che inizia in maniera esaltante per il club. Rossoblu con la sentenza del Tribunale Nazionale Federale riformata della Corte d'Appello che ha restituito 7 punti alla società del presidente Chiodi. Dunque balzo importante in classifica in avanti della formazione Aquilana che si ritrova adesso a 27 punti al decimo posto. Sarà sicuramente un argomento di questa serata incentrata sull'analisi del match di Carrare e sulle prospettive dei Rosso Blu che renderanno visita nel prossimo turno di. Campionato al Sant'Arcangelo. Ne parleremo con Claudio De Sosa, il capitano dell'Aquila Calcio. Ciao Claudio, benvenuto. Buonasera, buonasera a voi, grazie. Ecco qui Claudio De Sousa che ha accettato il nostro invito all'interno della tribuna stampa dello stadio Fattori, dove abbiamo scelto eh di analizzare la situazione di campionato dell'Aquila. L'avete già vista, intervista Daniela Rosone, responsabile dell'ufficio comunicazione della società dell'Aquila Calcio. Ciao Daniela, benvenuta, ben ritrovata. Ciao Giulio, buonasera a tutti. E non poteva, non poteva mancare Paolo eh, Ljubic, uno dei pilastri di eh, Pro L'Aquila, anche questa volta con noi. Ciao Paolo. Ciao Giulio, buonasera a tutti. Paolo, naturalmente contento, così come è contento Claudio De Sousa e naturalmente Daniele Rosone per eh, questo momento eh, importante di, di rilancio eh, dell'Aquila fuori dal campo. Poi è chiaro che le cose potevano andare meglio a Carrara, anche se la prestazione, ed ero sull'Oc, è stata nonostante il 2 1 incassato in trasferta. Partiamo proprio da uno dei protagonisti del match, eh, Claudio De Sousa inserito in questo tridente d'attacco, 3-4-3 scelto anche questa volta da Perrone. Parto però Claudio da qualche errore di troppo in difesa, si è sentita la mancanza eh di Pesoli. Eh, purtroppo non avrete Maccarone squalificato per espulsione rimediata nel finale della gara contro la Carrarese. Probabilmente la gara poteva sorridere di più colori rossoblù. Se facciamo riferimento alla splendida occasione sull'1-1 dopo il pareggio dei padroni di casa sì, no, eh, sicuramente dobbiamo ripartire dalla prestazione perché noi abbiamo dimostrato che siamo andati a Carrara su un campo anche impraticabile nel primo tempo e abbiamo, abbiamo secondo me giocato meglio di loro. Abbiamo creato più occasioni nitide e poi purtroppo abbiamo commesso due errori individuali in difesa che ci, hanno, che ci sono costati molto cari, però la, la prestazione è stata fatta e dobbiamo ripartire sicuramente da questo. Ricordiamo splendida l'azione che ha dato il via al momentaneo vantaggio dell'Anquila, partita proprio dai piedi del capitano Claudio De Sosa e si è sviluppata poi in verticale con il tocco. Eh, fantastico direi di Perna che ha sbagliato qualcosa lì davanti però secondo me eh, l'analisi eh, di un attaccante come Perna deve essere complessiva poi Claudio lo conosce naturalmente meglio, meglio di noi eh, Perna è stato bravissimo a innescare San Domenico per quello che è stato il vantaggio che aveva illuso eh, L'Aquila eh, il bilancio proprio dell'attacco dell'Aquila, forse c'è stata qualche critica nel recente passato verso, verso di voi, però personalmente rivedendo poi le partite ho visto anche da parte tua una grande versatilità, una grande disponibilità a, a fare da raccordo tra i reparti. Lo stesso vale per Perna che in veste di assist man ha fatto benissimo finora, Claudio. Sì, per quanto riguarda Perna, è un ragazzo che ci dà una grande mano, fa un lavoro importantissimo per la squadra. Quindi è chiaro che a volte capita come capitava a me quando giocavo davanti eh, come prima punta di, di fare un lavoro più oscuro, ecco. quindi magari di fare assist, di fare asportellate con i difensori eh, per fare inserire magari qualcuno da dietro, qualcuno come stasà sa, sa che, che va dentro con la palla. E qualche critica, noi ce la mettiamo tutta, facciamo il lavoro al massimo. Eh, abbiamo dimostrato che quello che ci dice l'allenatore. Eh, lo mettiamo in pratica, nel senso che ci sono tutti i ragazzi che ci sacrifichiamo, e anche, ci adattiamo anche a volte in ruoli nuovi. E questo lo facciamo per, per la squadra, senza, senza puntare a egoismi o a obiettivi personali. Quindi siamo contenti di quello che facciamo. Le critiche, come, come succede di consueto in questo, in questo lavoro, in questo sport, ci sono, ci saranno sempre, ma noi puntiamo solo a fare il bene dell'Aquila. Su questo non, eh, non c'è assolutamente da discutere. Grande spirito di sacrificio da parte di tutti i giocatori rossoblù, Daniela Rosone, responsabile dell'ufficio stampa dell'Aquila Calcio. Anche lei, naturalmente, eh, più sorridente oggi, a parte che ti vanno fatti gli auguri. Festa della donna, immagino che andrei a festeggiare questa sera dopo il programma. No, rimarrà in famiglia. No, la festa della donna non si festeggia, eh, ricordiamoci sempre perché è nata. Quindi, io non festeggio, però diciamo che. Questa sera ci concediamo comunque una libera uscita. Benissimo. Eh, anche perché poi c'è, eh, come dire, non dico da festeggiare, però da accogliere con il sorriso eh, questa decisione, Daniela, eh, della Corte d'Appello, che, come dicevo, ha riformato questa sentenza, una sentenza che aveva inflitto eh, 13 punti all'Aquila, 7 punti restituiti, 7 punti sono... Più che mai pesanti in questa fase della, della stagione. No? È difficile eh, rimettere un po' in ordine le cose, immagino anche per i giocatori, però è una lieta notizia perché l'Aquila si ritrova fuori in questo momento dai playout. Sì, Giulio, eh, diciamo che è stata un po' una boccata d'ossigeno perché anche guardare la, la classifica e vedersi fuori dalla zona playout è importante, però io voglio dire che. Eh, L'abbiamo colta con moderato ottimismo, diciamo così, perché in realtà non abbiamo fatto ancora nulla. Questa squadra deve salvarsi, lo deve fare sul campo. Quindi, eh, come i ragazzi, penso che Claudio può confermare, non abbiano mai pensato poi alla penalizzazione, abbiano pensato sempre a fare il loro dovere in campo. Così dobbiamo fare di qui alla fine: affrontare queste ultime partite che ci rimangono come delle finali e ottenere questa salvezza sul campo al di là dei punti. certo eh, la restituzione è stata importantissima. In di legarlo perché già ieri sera guardando un po' la classifica eh, guardandola così ehm... Diciamo che soffri meno, però la squadra è consapevole del fatto che bisogna ancora dimostrare e bisogna salvarsi sul campo, quindi eh, c'è poco da festeggiare e tanto ancora da lavorare, io la, la metto su questo piano, però eh, noi siamo tutti fiduciosi, siamo tutti uniti più che mai, eh, i ragazzi si sono sempre impegnati e spero che anzi questa restituzione dei sette punti possa essere un ulteriore stimolo per loro già eh, per affrontare Sant'Arcangelo domenica e poi le partite che, che verranno, insomma, ancora più con rabbia agonistica, diciamo così. Eh, anche perché inizia ad avvicinarsi anche, anche il derby con il Teramo si giocherà in un turno infrasettimanale tra due settimane, un uh, mercoledì, un orario infelice davvero, ma questo fa parte un po' dell'organizzazione. Del calendario della Lega Pro, così come la Serie B, naturalmente la Serie A, anche la Lega Pro quest'anno è risultato spezzettata in tante giornate tra il sabato spesso e i lunedì, in questo caso per il turno infrasettimanale. Ma torniamo alla stretta attualità, a questa sconfitta con la Carrarese, ricordiamo ancora però condita questa notizia che è arrivata lunedì, da grande tifoso quale sei? Paolo Ljubic, insomma anche tu immagino che hai iniziato la settimana nel migliore dei modi. Sì, ho iniziato la settimana benissimo direi, perché questi sette punti ci hanno dato un ossigeno, ci hanno dato il, il fattore che abbiamo rivisto risalire finalmente l'Aquila in una giusta classifica, cioè a 27 punti. E quindi certo abbiamo perso altri 5 punti perché i 5 non ci sono stati restituiti e quindi noi vediamo che attualmente la classifica è più alta. I giocatori forse potranno rientrare in campo con un'altra ottica, un'ottica eh, con meno paura insomma, diciamocelo francamente. La paura eh, fino adesso può aver dato qualche situazione negativa, qualche evento negativo e qualche errore di troppo. Io lo, lo imputo molto a questo fattore. Cosa ti è piaciuto di più di Rosso Blu a Carrara e cosa invece ti è piaciuto di meno? Prima con Claudio parlavamo di qualche errore difensivo che è costato caro ai rossoblù, nonostante le ghiotte opportunità per portarsi, riportarsi in vantaggio no? dopo il, il gol di San Domenico. Una partita viva sin dai primi momenti, cioè poteva segnare l'uno e poteva segnare l'altro. Abbiamo visto delle bellissime verticalizzazioni eh, dei, dei bei colpi a rete, anche per esempio col nostro Triarico che ha preso l'incrocio dei, dei pali e eh, purtroppo lì eh, non è stato fortunato. Quindi questo andi rivieni di risultati. La cosa bella era che la partita è sempre stata eh, sul filo del rasoio, cioè potevamo pareggiare, addirittura potevamo eh, vincere 3-2 oppure sull'uno pari come avete precedentemente. Detto voi, potevamo segnare il gol del 2-1 con Perna che purtroppo è uscita di pochissimo. Eh, Triari con lo stesso incrocio dei pali, quindi stiamo commentando una partita che era 1x2 e questo è stato bello perché la partita è stata fino attesa fino all'ultimo minuto nonostante le condizioni del campo. Ecco, sì, eh, questo questo eh, è un altro dettaglio importante. Secondo me è stato anche molto bravo rivedendo le immagini eh, l'arbitro comunque a valutare attentamente se eh, far disputare o meno la gara, perché all'inizio il campo era quasi improponibile, vero Claudio? Poi le cose sono andate meglio perché se non sbaglio c'è stato un ottimo drenaggio del terreno di gioco, è chiaro che non era un campo in perfette condizioni. Sì, sì infatti noi a mezz'ora dalla partita pensavamo di non giocare assolutamente, perché il campo era impraticabile, grandinava, diluviava e praticamente non c'erano assolutamente le condizioni, in qualsiasi altro campo non sintetico sicuramente la partita non si sarebbe giocata però fortunatamente a Carrara c'è un sintetico di ultima generazione dove drena molto bene con gli scori laterali quindi e proprio alla fine ha smesso un po' di piovere e subito il campo si è rimesso in condizione. Questo ha consentito che poi in 20 minuti dall'inizio, il dal fisco di già si poteva giocare quasi perfettamente. Insomma. Apriamo una parentesi, Claudio, anche con te eh, su quello che è accaduto fuori dal campo eh, di gioco con eh, questa straordinaria notizia: 7 punti restituiti all'Aquila, l'Aquila quota 27, decimo posto. Eh. Insomma, probabilmente. Eh, nessuno, comunque in pochi si aspettavano che la situazione potesse rimettersi a posto eh, così, così velocemente. È normale, domanda anche banale, che questo incide e eh, come in positivo sul vostro umore, sulla, sulla vostra fiducia. Sicuramente eh, siamo contenti in queste ore, è inutile negarlo, perché per noi è una boccata d'ossigeno importante. Eh, sette punti ci fanno balzare fuori momentaneamente dalla zona play out. E quindi affronteremo queste nuove partite con una nuova linfa importante per sicuramente per, per raggiungere la salvezza. Chiaramente partendo dal presupposto, che mancano ancora 10 punti per, per raggiungere la salvezza. E, e bisogna raggiungere il prima possibile, perché poi andare a giocarsi le ultime partite con, con magari con il fatto che devi vincere per forza non è mai semplice. Quindi noi il nostro obiettivo è nelle prossimissime partite è fare, fare assolutamente più punti possibili per, per salvarci matematicamente. Iniziare eh, direi dalla partita contro il Sant'Arcangelo, un'altra diretta concorrente per la permanenza in eh, Lega Pro, guardando un po' i valori ma anche le prestazioni delle due squadre, viene da dire che l'Aquila ha qualcosa in più. Del, del Sant'Arcangelo, ma naturalmente questo si fa anche in rapporto eh, ai punti di penalizzazione subiti dai rossoblu, che in questo caso rimangono, rimangono sei. Poi vedremo e capiremo anche nel corso delle settimane se la società eh, del Presidente Chiodi ha intenzione di fare ricorso eh, al CONI come eh, ultimo grado di giudizio della giustizia sportiva proprio per far fronte anche a questi ultimi sei punti. Magari lo chiederemo tra poco a Daniela eh, Rosone. Però quello che emerge, caro Claudio, è questo grande livellamento del, del campionato. Eh, la stessa Carrarese ha delle grandi individualità, per esempio, lo stesso Dettori, che ha fatto molto bene, ha inventato eh, alla grande nelle due azioni eh, da rete della, della Carrarese. E questo è una, tutto questo è una conferma immediata eh, di un equilibrio incredibile del vostro girone, fatta eccezione per la Spalla che sta facendo eh, forse un altro campionato ormai la formazione emiliana è lanciatissima verso, verso la Serie B. Questo aumenta forse un po' il rammarico per non essere lì nella zona magari più alta della classifica? Ma sì, eh, questo è un campionato sicuramente molto, molto livellato. Eh, non ci dimentichiamo che noi abbiamo fatto 34 punti, quindi noi potevamo stare eh, sicuramente in sesta posizione come l'Arezzo. Eh, nonostante abbiamo perso 8-9 partite, quindi abbiamo pareggiato pochissimo eh, con tutti i deficit che abbiamo avuto anche a livello di organico, soprattutto in difesa nel girone d'andata. Quindi è ovvio che potevamo fare un altro tipo di campionato, però con questo discorso dei punti, prima 14 punti, poi 9 non sapevi mai in che posizione potevi eh, collocarti. Eh, però eh, rimanendo con i piedi per terra l'obiettivo. L'obiettivo quest'anno, un grande obiettivo era, era l'obiettivo della salvezza. Una volta raggiunto quello penso che abbiamo fatto il massimo per quest'anno. Continuiamo a parlare della sfida di Carrara, insomma c'è la mano in bocca per aver buttato via questi punti, potevano essere addirittura tre. Ne parliamo ancora con Paolo Ljubic che naturalmente ha seguito in tutti i dettagli questa, questa gara. Abbiamo parlato di errori individuali, caro, caro Paolo, però anche Claudio diceva, insomma l'Aquila non ha niente da invidiare. A nessuno, fatta eccezione forse per questa spalla che sta facendo un campionato a parte. Esatto, come dici tu, eh, ritornando al discorso, appunto è importantissima questa partita con il Sant'Arcangelo perché comunque è uno scontro diretto: noi dobbiamo vincerlo per poterci portare. Sicuramente in eh, peculiarità rispetto alla squadra, appunto, del Sant'Arcangelo, e quindi poi negli scontri diretti è importante eh, ai fini della classifica, parità di punti. Quindi dobbiamo vincere questo incontro, portarci tre punti avanti ancora e sintonizzarci anche sulla partita poi infrasettimanale come, come abbiamo ricordato col Teramo che si giocherà mercoledì alle ore 15 mi sembra alle, 15, sì, o 17, 17, pardon, no, 17. alle 17 scusate quindi niente noi siamo pronti per queste due partite importantissime concentrate noi tifosi ovviamente parlo noi della curva eh, perché pensiamo che da qui passa la salvezza da queste due partite sono fondamentali queste due partite passa la salvezza tra l'altro tra l'altro il campo il Sant'Arcangelo non è un campo così insidioso dal punto di vista ambientale, no? è una, una squadra che rappresenta una piccola eh, città, poi è normale che anche in queste situazioni non è facile perché è una squadra attrezzata dal punto di vista tecnico, ormai Daniela Rosone si è fatta una cultura di questa realtà della Lega Pro, allora eh, giro a lei le considerazioni su, quello, su quelle che possono essere insidie del prossimo match contro Sant'Arcangelo ricordando naturalmente questa grande attesa che già caratterizza la ambiente rossoblù per il derby con i cugini del Teramo. Sei d'accordo con Paolo Ljubic, insomma, passa per queste due tre partite prossime la salvezza in anticipo dei rossoblù. Sì, Giulio, questo è uno scontro diretto, quindi è fondamentale, inutile dirlo, dobbiamo andare a Sant'Arcangelo per vincere. L'avversario va sempre rispettato, però mai sottovalutato perché anche loro, insomma, immagino vorranno, vorranno i tre punti perché, come sono importanti per noi, sono importanti per loro. Per l'Aquila Calcio, lo ribadisco, è importante giocare a questo punto ogni partita come se fosse una finale perché abbiamo sul campo da dimostrare quello che vale questa squadra. E quindi, quello deve essere l'imperativo. Avremmo purtroppo noi qualche defezione in difesa perché non si sa se tornerà a disposizione Emanuele Pesoli perché deve sottoporsi ad un controllo ecografico. Quindi sicuramente nei prossimi giorni ne sapremo di più. Mancherà Maccarrone quindi insomma eh, lì dietro Pesoli aveva dato una certa, una certa solidità, una certa quadratura alla squadra. Quindi eh, sono defezioni importanti. Però abbiamo eh, giocatori insomma, altrettanto, altrettanto pronti eh, ad essere messi nella mischia e a far bene. Quindi, eh, io sono d'accordissimo con quello che diceva Paolo. Eh, bisogna andare lì e vincere una partita troppo importante, poi, eh, passando poi per, per le successive. Però questo è uno scontro diretto, quindi c'è poco altro da aggiungere. Eh, speriamo, visto anche nei vari forum dei tifosi che, che seguo, di poter avere un pubblico diciamo, un po' più importante in trasferta l'ultima volta abbiamo avuto dei tifosi anche a Carrara e ci tengo a ringraziarli perché anche il mister l'ho fatto attraverso i nostri canali di comunicazione perché sono ragazzi che fanno tantissimi sacrifici eh, seguono sempre la squadra nonostante tutto e a noi questi tifosi dobbiamo soltanto dire grazie e non lo faccio per piangeria o per eh, diciamo per metterli dalla nostra parte perché assolutamente ci sono stati vicino dall'inizio e vederli anche in trasferta, anche il mister eh, mi chiamava proprio dopo, dopo, la, partita, dopo la partita a Carrara diceva: Guarda, Daniela, io voglio ringraziare. Lo devi fare adesso, la sera addirittura lo devi fare adesso. Devi scrivere sul sito due righe. Eh, perché io voglio ringraziarli anche la squadra perché quando ci siamo girati abbiamo visto comunque eh, sciarpe rossoblu, eh, una trasferta lontana eh, sotto quel nubifragio allucinante. Quindi veramente, veramente grazie. Quindi ci aspettiamo insomma a Sant'Arcangelo che è una trasferta non proibitiva, diciamo, dal punto di vista dei chilometri. Ci aspettiamo qualcosina in più perché. In questo rush finale veramente abbiamo bisogno dei tifosi. Quest'anno, purtroppo, abbiamo avuto numeri, numeri scarsi: ogni domenica, se facciamo poi una media de, degli spettatori. È comunque un campionato di Lega Pro, quindi c'è un certo rammarico poi a vedere lo stadio, lo stadio vuoto. Eh, posso capire le motivazioni di tanti, e le rispetto, non, non giudico, però eh, vogliamo ritrovare, ritrovare i tifosi, ne abbiamo bisogno in questo finale. Anche noi insomma come società abbiamo messo in campo anche delle iniziative per cercare di venire incontro al pubblico, abbiamo dato biglietti per due partite a prezzi, lo faremo sicuramente con il Pisa, eh, non l'anticipo perché le stiamo ancora studiando con il direttore generale Fabio Aureli, ci saranno altre iniziative, quindi noi insomma delle piccole risposte in questo senso stiamo cercando di darle per, per attrarre pubblico, abbiamo fatto l'iniziativa degli abbonati l'ultima volta, però vediamo che la risposta è ancora molto, molto tiepida, quindi... Ci auguriamo che in questo finale, perché ne ha bisogno la squadra, eh, ci sia un po' più di pubblico a sostenerci, al di là insomma, dei fedelissimi che vengono e che noi ringrazieremo sempre ovviamente. Eh, infatti, i fedelissimi rimangono sempre attaccati in ogni partita, in ogni stadio eh, d'Italia per questi colori. Immagino che ne sarà felice Claudio De Sosa che appartiene un po' alla vecchia guardia adesso eh, dell'Aquila Calcio, lui eh, che è capitano e eh, leader della squadra ormai da anni. Claudio, come vivete voi giocatori? Questo momento eh, come dire di raffreddamento un po' della città. Ne abbiamo parlato a lungo nel nostro ciclo di puntate di eh, Pro l'Aquila. Eh, non è come diversi anni fa, probabilmente anche i vari disagi eh, dal punto di vista sociale degli ultimi anni hanno inciso un po' su quella che può essere la passione e la, l'attenzione eh, agli eventi eh, sportivi però eh, c'è questa minoranza, diciamo così, di tifosi che vi segue dappertutto. Ha fatto bene Carlo Perrone a sottolinearlo, a farlo pubblicare no, sul sito ufficiale, come diceva prima Daniela Rossoni, a far, insomma, far sentire il loro ringraziamento, il ringraziamento a parte vostra eh, per questi straordinari eh, tifosi. C'è ancora la speranza di portare più gente allo stadio, magari a suon di gol i tuoi, di Perna, di San Domenico. Ma ah, sì, la speranza è l'ultima a morire, no? Eh, il mister è uno che ci tiene tantissimo a questa cosa, eh, ci ha parlato anche diverse volte dei de tifosi e eh, di metterci molte volte, nei, nei provare a metterci nei loro panni. E in effetti, sono i fedelissimi che ci seguono sempre in tutta Italia, sono veramente encomiabili perché effettivamente venire in ogni parte con la pioggia, con la distanza. Eh, non, è facile, non è facile, loro lo fanno e quindi noi gli siamo veramente grati e eh, poi soprattutto per il sostegno che ci danno eh, è ovvio che non ci fa piacere eh, il raffreddamento che la piazza ha subito quest'anno ma anche gli anni passati un po', un po'... E questo è un po' perché il calcio è anche cambiato rispetto agli ultimi 10 eh, anni fa, 15 anni fa. Ecco, secondo te, secondo te Claudio, ha aumentato il divario tecnico tra Lega Pro, quindi terza divisione e Serie B, giusto per fare un raffronto rispetto a qualche anno fa? No, questo non lo so, questo non, non, lo so non è facile neanche dirlo, secondo me. Eh, sicuramente a livello di pubblico quello, che, quello che, che, che si nota è che è aumentato tantissimo. Eh, nei, nei campi di, di Lega Pro, ho tolte alcune piazze, e veramente si vedono pochi, pochi tifosi. Eh sì, questo fatto, eccezione per alcune piazze, mi viene in mente adesso il Lecce: la, la stessa Spalla ha un pubblico decisamente eh, di, di categoria superiore, e probabilmente anche l'Alessandria sulla scia dell'entusiasmo anche con il grande andamento in eh, Coppa Italia. Questo dispiace dispiace soprattutto a Paolo Jubic, passionale come al solito. È attaccato ormai da sempre ai colori eh, dell'Aquila Calcio. Eh, questo fermo restando, però, insomma, la, la fedeltà, l'alta fedeltà dei, dei tifosi della curva di che sono un po' di meno, ma che assolutamente non, eh, assolutamente non guardano a spese quando bisogna macinare eh, chilometri e sono lì pronti a eh, sostenere la formazione eh, di Perrone. Tornando ai particolari, magari poi anche con Claudio di Sosa. <coughs> proviamo a trarre qualche conclusione, mi dispiace incassare gol come quello del pareggio no? eh, di, di Carrara, sono errori da, da evitare per la prossima eh, partita, su palla inattiva, è un peccato perché appunto come ricordavamo l'Aquila ha costruito, ha creato tanto, eh, prendere gol su palla inattiva anche con una distrazione che mi è sembrata evidente significa buttare via il buon lavoro prodotto. Esatto, eh, questo è giusto, l'analisi è giustissima. Eh, io mi sono accorto che guardando la partita eh, abbiamo fatto fallo proprio al, al ridosso dell'area di rigore per ben due volte. La prima volta ci ha detto bene, la seconda volta invece il giocatore appunto della Carrarese ha calibrato bene il cross, ha calibrato bene e quindi ha fatto andare in gol il suo giocatore quasi da solo, quindi ha, gio ha giocato quasi a portavoce. aveva solamente il portiere di fronte. Quindi questi errori pure di commettere punizione specialmente al limite dell'area sono, sono, sono delle cose che ci hanno portato appunto a, a, a andare in pareggio con questa partita. Quindi quello che volevo dire io, eh, mi sono accorto che spesso noi nelle palle inattive abbiamo subito gol questa è una cosa che forse il mister Perrone sicuramente avrà messo in preventivo dovrà riparlare con i suoi giocatori perché eh, a volte è accaduto questo. Altri errori di disattenzione nella difesa ne abbiamo visti tutti, di tutti i colori quest'anno purtroppo eh, non, bisogna dire che non c'era Pesoli e quindi si dà una giustificazione forse c'era il ritardo Cosentini mi sembra sul sul gol del pareggio, quindi lì non ha marcato bene il giocatore, il giocatore si è trovato a diretto contatto eh, con il portiere e l'ha messa dentro, quindi ritornando al discorso appunto, delle cause di questi pareggi, di queste sconfitte, appunto, sono proprio da imputare a errori eh, personali, come dice il mister Perrone, l'ha detto in conferenza stampa, non sono errori di modulo, sono errori personali che possono avvenire in una partita e quindi lui non sa neanche se dover, eh, come commentarli con i giocatori. Ecco, sul piano del modulo, magari poi rivolgo la domanda anche a Daniela Rosone e naturalmente a Claudio, che è già tornato in campo per preparare la partita di Sant'Arcangelo questa mattina, martedì mattina, per ripartire naturalmente verso il prossimo turno. Ci aspettiamo un 3-4-3, però conoscendo Perrone, che è molto bravo anche ad adattarsi all'avversario, tutto è possibile, Paolo? Diciamo che io leggendo. Leggendo gli organi di stampo ho visto che c'è una predisposizione a un 3-5-2, non vorrei sbagliare ho letto questo. E quindi come schema iniziale di gioco eh, potrebbe, si potrebbe partire appunto con la difesa a 3, un centrocampo a 5 eh, con Triarico che fluidifica sulla fascia e con eh, due persone avanti che potrebbero essere eh, qui presente De Sosa. E Perna, come io dico sempre spesso in trasmissione, qualche volta è stata anche un, un po' di fortuna. Cioè ci abbiamo messo un po' di fortuna facendo questa formazione. E infatti, poi mi sembra che poi segna proprio... Sì, ha segnato proprio Ha portato bene perché ha segnato proprio una volta, ha segnato proprio Claudio <ride> sì, e un'altra volta ha segnato Perna. Quindi è quando l'abbiamo detto, quindi lo ridiciamo anche stavolta. Speriamo che abbiamo Perna e De Sosa avanti. Io lo ridico. Pescaramanzia, ricordando che Claudio, ma non perché qui l'esperienza di Claudio e Sosa la conosciamo tutte. Eh, io, che poi l'ho visto ragazzino qui giocare ai tempi e sono contento di averlo ritrovato. Gli ho detto anche in uno dei primi appuntamenti di questa stagione: di ritrovarlo giocatore maturo proprio qui nel capoluogo abruzzese. Ecco, Claudio fa un grande lavoro, eh, disponde, fa un lavoro comunque al servizio della squadra, così come spesso è accaduto per altri attaccanti. No? Poi, al di là della, del momento eccellente che sta vivendo San Domenico, un giocatore che sicuramente quest'anno ha fatto la differenza. Sì, aggiungo, per me Claudio deve giocare sempre praticamente, o bene nel bene e nel male, cioè è un giocatore che eh, fa parte, è parte integrante della formazione, l'abbiamo visto in altre, in altre occasioni segnare dei gol spettacolari, non sto qui ad elencarli, e ha una qualità di gioco ottima, non perché sta qui, ma è la verità, l'abbiamo sempre detto, quindi per me deve essere parte integrante e anche Ceccarelli, lo ridiciamo adesso, Ceccarelli dovrebbe far parte secondo me sempre della rosa, questo come opinione da da tifoso della, della curva. Quindi c'è Carelli, purtroppo abbiamo perso Maccarone adesso perché è stato espulso, Maccarone purtroppo in difesa eh, non darà il suo apporto, e Pesoli abbiamo detto che è in attesa della sua ecografia per vedere appunto come la sua situazione e a questo punto la formazione di difesa di emergenza, vedremo Perrone come la sta lui a stabilire eh, l'organo difensivo. Insomma, vedremo, vedremo Perrone come tamponerà questa emergenza difensiva, torniamo però anche ad un aspetto molto interessante della società di questi anni, quello legato al settore eh, giovanile, perché eh, nel futuro immediato dell'Aquila c'è questo eh, torneo, questa manifestazione importante, eh, Under 17, che vedrà all'Aquila la partecipazione di molte società blasonate del calcio italiano, come la Juventus e la Roma. Qualcuno ha parlato di una sorta di riproposizione no? di quello che è un torneo che da ragazzini abbiamo tutti eh, seguito con grande passione, il Torneo Italo-Concia. Io ricordo proprio sul prato del Fattori un giovanissimo eh, Dino Baggio e tanti altri giocatori che eh, proprio qui al Fattori comunque hanno iniziato la loro carriera e eh, hanno iniziato a coltivare le loro eh, speranze per diventare grandi calciatori. Il Torneo Italo-Concia che era un po' un punto di riferimento per tutte le scuole calcio eh, dell'Aquila. A Daniela Rosone il compito è un po' di sintetizzare eh, quella che è l'iniziativa pregevole direi del settore giovanile dell'Aquila presieduto eh, da Fabrizio Rossi con eh, il, insomma, la grande attività svolta eh, da eh, altri componenti del settore giovanile. Io direi ricordare anche Vasco Morelli e Maurizio Ianni soprattutto. Sì, c'è anche Luca Di Pasquale, direttore dell'Accademia. Insomma, c'è cioè, questo bello staff quest'anno al settore giovanile è davvero. Ehm, di grande competenza e anche tecnici di, di qualità che, che guidano le nostre formazioni giovanili. Io ho il telefonino non perché sto facendo i fatti miei, perché per ricordarmi tutto, insomma, l'età che avanza, eh, sì, dicevi bene: questo torneo si chiama il Torneo Scopigno Cup Città di Rieti. È un torneo che si svolgerà dal, 20, dal 22 al 25 marzo. Eh, per noi, come società, è un grandissimo orgoglio perché non solo partecipiamo con la nostra formazione eh, allievi eh, under. 18, 17 perché è dedicato al calcio giovanile Under 17, ma perché per la prima volta noi partecipiamo anche nell'organizzazione, quindi come società abbiamo dato la disponibilità ad ospitare una squadra. Ospiteremo la Stella Rossa di Belgrado. Tra l'altro, qui allo stadio Fattori eh, ci saranno anche due partite: una tra l'Aquila Calcio e la Stella Rossa e un'altra tra eh, Pescara e Stella Rossa. Se non erro, altre partite si snoderanno in altri campi, alcuni a Rieti Insomma, il 16 marzo ci sarà anche la presentazione ufficiale del torneo al quale parteciperemo. Eh, Arrieti! Un torneo molto importante eh, perché ci darà modo anche di confrontarci, Giulio, e questo credo sia l'aspetto più importante per un settore giovanile che si sta rifondando con realtà blasonate perché ci saranno il Cagliari, ci sarà la Lazio, ci sarà la Roma, ci sarà la Juventus, la Stella Rossa, Dinamo Kiev, quindi insomma ci sono squadre, eh, squadre importanti e blasonate dal punto di vista organizzativo per noi sarà sicuramente un banco di prova per vedere anche come sono organizzati i settori giovanili eh, molto importanti. Quindi, eh, noi invitiamo tutti a partecipare poi ne daremo ampia diffusione attraverso i nostri canali attraverso gli organi di informazione a questo torneo perché al di là insomma dell'importanza eh, del torneo in sé per noi sarà un piacere far vedere che, che siamo bravi anche noi ad organizzare, a supportare quindi eh, ringraziamo anche l'organizzazione perché questo è uno dei tornei più importanti eh, riguardanti il calcio giovanile dello Scopinio K che ci ha dato la possibilità insomma di, di partecipare e con loro di di organizzare quindi poi eh, ci aspettiamo anche qui pubblico ci aspettiamo ehm, di, di avere una grande partecipazione dalla città perché poi non si dica insomma che non si organizza niente perché poi eh, le, le cose si fanno e, e bisogna poi però supportarle ed esserci. Insomma l'importante è partecipare e far sentire il proprio affetto e il supporto necessario per una manifestazione internazionale direi, perché come ricordava Daniela Rosone c'è anche eh, la formazione under 17 della Stella Rossa eh, di Belgrado tornando al discorso squisitamente tecnico, tattico, eh, proviamo a provocare un po' Claudio De Sosa su quello che va evitato a Sant'Arcangelo dopo qualche errore di troppo in fase difensiva, anche se poi è ingeneroso naturalmente eh, eh, come dire, eh, condannare soltanto un singolo reparto, Claudio sarei d'accordo con me? No, d'accordissimo, infatti quando si parla di errori individuali anche il mister l'ha detto, eccetera. Ebbene, voglio precisare che non è solo la difesa. Cioè noi a Sant'Arcangelo abbiamo commesso degli errori sicuramente dietro ma anche davanti, perché l'errore quando sbagli un gol vale lo stesso quando uno prende gol o perde la marcatura a un difensore, assolutamente. Quindi abbiamo commesso diversi errori in queste partite sia in difesa che in attacco. Questo è importante dirlo. È chiaro che dobbiamo essere, acquisire quella cattiveria. Quella concentrazione e quella determinazione di, di non prendere di non subire, di non subire gol. Che abbiamo, quello che abbiamo subito a Carrara, e quando ci troviamo davanti, di fare gol con la cattiveria giusta non è mai il caso di fare confronti con le passate stagioni con le passate gestioni tecniche. Però mi sembra di capire che con <coughs> Perrone, le cose sono andate un po' al di sopra delle aspettative perché. Le ambizioni della società quest'anno erano nettamente ridimensionate rispetto agli anni passati. Al di là della professionalità di chi ha preceduto Perrone sulla panchina Rosso non credi che davvero la gestione sia stata quasi perfetta, tenendo conto di tutto, delle, di, delle, insomma, della vigilia del campionato, l'inchiesta del di T-Soccer che ha prodotto quello che sappiamo con tanto di penalizzazione e anche un po' di sfortuna che spesso non vi ha consentito di raccogliere quanto forse meritavate. sono d'accordo di... Il mister quest'anno è arrivato qui in punta di piedi, in una società che, dove non era assolutamente facile entrare, con tanti problemi, tanti problemi che poi pian piano abbiamo, siamo riusciti a, eh, come dire, a sopperire e, e ha fatto sicuramente bene, ha amalgamato un gruppo eh, nuovo, un gruppo ha, ha cambiato diversi moduli, ha adattato diversi giocatori, ha fatto anche tante scoperte a livello di giocatori. Quindi ha fatto anche risultati. Ha fatto risultati, quindi questo gliene ha dato sicuramente atto. Infatti, poi la gente è riconoscente, ma si vede anche che noi in gruppo stiamo bene, quindi sappiamo, sappiamo soprattutto che persone abbiamo di fronte. C'è un gruppo compatto, un gruppo coeso, proprio grazie anche alla mentalità che ha portato. Carlo Perrone, il feeling con la società è straordinario, abbiamo una testimonianza in diretta che è Daniela Rossone che segue ogni minuto della vita della società rossoblù ormai con grande professionalità, con grande dedizione, passione, io la conosco da tanti anni e so benissimo quanto è legata a questa squadra, a questa società. Insomma, Carlo Perrone ha fatto benissimo, Daniela, se consideriamo i presupposti e probabilmente se è avuto una squadra ancora più forte chissà, magari gli obiettivi quest'anno potevano essere ben diversi. Ma Giulio, basta guardare comunque, abbiamo perso delle partite, alcune per disattenzione, per qualche errore che è stato commesso, però basti guardare un attimino la classifica, lo diceva Claudio prima, senza penalizzazione. Insomma, l'Aquila ha fatto un buon campionato con una squadra che all'inizio, a me dispiace anche dirlo, ma è stata criticata tanto, eh, io credo che in pochi ci credevano in questa squadra all'inizio. Eh, per carità, una squadra che aveva dei limiti, che poi è stata puntellata, insomma, che però ha dimostrato di, di fare bene, di metterci sempre impegno, perché se c'è una cosa che non è mai mancata è l'impegno. Quindi per me, come diceva Claudio e come diceva anche tu Carlo Perrone, è stato determinante, è stato veramente determinante. A parte io, insomma, nel, nel mio lavoro, nella mia carriera giornalistica e di allenatore ne ho conosciuti tantissimi. E ti dico che anche dal punto di vista umano è una, una persona splendida, ha saputo tenere con il direttore sportivo lo spogliatoio bene, eh, è una persona che lavora, che è di poche parole ma sta sul campo e lavora, e è stato importante, ha scoperto giocatori, allora Cosentini, io faccio un esempio su tutti, Cosentini, Cosentini era un giocatore che era inutilizzato. Carlo Perrone l'ha riscoperto in un altro ruolo e ha fatto un ottimo campionato. Nicola Cosentini, un esempio su tutti. Quindi, questo allenatore è stato, è stato importante. È stato importante perché secondo me poi anche nei momenti di difficoltà, perché è vero che i giocatori eh, tendono sempre a dire noi pensiamo al campo, non pensiamo all'aspetto della penalizzazione, però eh, partire, iniziare un campionato, sapendo che comunque c'è un, um, un problema insomma, di una certa entità da affrontare, immagino non sia facile. Secondo me l'allenatore è stato bravo anche dal punto di vista psicologico a tenere unita la squadra, a fare un lavoro anche in quel senso. Cioè, i, I giocatori, e Claudio ce lo potrà confermare, secondo me... Eh, si sono sentiti leggeri da quel punto di vista, cioè dobbiamo entrare in campo, dobbiamo fare il nostro lavoro, è un allenatore che, che è stato bravo anche da quel punto di vista e quindi secondo me Perrone ha fatto, ha fatto un ottimo lavoro, davvero va citato perché ha fatto un ottimo lavoro. Insomma, siamo tutti d'accordo sul valore, sul, sul merito di Carlo Perrone. Concludiamo con Paolo Ljubic. Eh, anche lui grande estimatore del tecnico dell'Aquila Calcio. Speriamo a questo punto che possa rimanere. Poi capiremo meglio, strada facendo, avvicinandoci eh, all'estate, eh, quali saranno i programmi, programmi dell'Aquila. Perché credo, questo, diciamo, questa è una considerazione personale: ecco, eh, rimanere, ristagnare un po' nella Lega Pro comporta davvero tanti, troppi eh, sacrifici e cercare magari di alimentare un progetto un po' più importante. Può fare bene all'ambiente e anche al discorso che facevamo prima con il pubblico, no? La Lega, però, costa soprattutto, pochi, comporta pochi, pochi contributi, poche entrate, e questo poi si riflette, effetto domino, su tutto l'ambiente e sul pubblico. Certo, giocare, giocare in Serie B è sicuramente un altro livello, vediamo il Pescara, tutti gli sponsor Sky, tutte le, le, le varie situazioni che poi portano dietro appunto un campionato di Serie B. Effettivamente eh, giocare un campionato di prima divisione è molto costoso. È uscito proprio ieri un, in un editoriale di un giornale eh, privato appunto la dichiarazione del, del nostro presidente che diceva appunto che questo non era per lui un giocattolo, la Calcio non era affatto un giocattolo, ma era una passione. Infatti lui avrebbe la lasciato la squadra a una persona che avrebbe avuto la sua passione, quindi praticamente voglio sottolineare questo che il nostro presidente secondo me ha fatto parecchi sacrifici. Questi sacrifici eh, sicuramente non sono legati alla ricostruzione come lui ha detto appunto una dichiarazione e quindi niente, questo è rafforzare il fatto che questa è una è un campionato che costa sacrifici, specialmente per i soci principali, quelli che sborsano più soldi, eh, meno per quelli che insomma, sono più piccoli come soci, però capiamo che i sacrifici ci sono e sono tanti e eh, non so quanti anni possa reggere un presidente appunto in prima divisione con, queste, con, con i costi di, que di questi ultimi periodi. A salvezza raggiunta faremo un bilancio, cercheremo anche di capire quali saranno le nuove prospettive dell'Aquila Calcio. Ricordiamo allora la ventisesima giornata di Lega Pro, l'appuntamento con il match dell'Aquila a Sant'Arcangelo, analizzeremo per bene martedì la partita in trasferta dell'Aquila di Carlo Perrone, non mi rimane altro che ringraziare Claudio De Sosa, capitano, attaccante dell'Aquila, grazie a Claudio De Sosa, grazie naturalmente a Daniela Rosone che è tornata a trovarci, insomma la conoscete ormai da tanti anni, molto Noto della televisione regionale, giornalista di TV6 e soprattutto in questo caso responsabile dell'ufficio comunicazione dell'Aquila è il grandissimo Paolo Ljubice con la sua passione. Non manca mai per esternare quelle che sono le sue impressioni eh, sul campionato del rossumlu. Appuntamento con Pro e con TV6 a martedì prossimo, come al solito, alle 21.45. Grazie per averci seguito.